Azioni, Mastra, Parola, Cadimare, Pezzano, Canaletto, Cerri di Lirici. Di posizionarsi nei pressi dei 500 metri per iniziare le operazioni di defilamento delle imbarcazioni Mastra, Parola, Cadimare, Pezzano, Canaletto. Le borgate, vediamo qua due capi borgata se vogliono venire, tanto per avere un così, un primo intervisto il presidente del Canaletto che ci presenta questi ragazzi che sono nuovi, ha mai detto che c'hai una Newentier, fai te un bel cappello di quello che è quest'anno, la prima volta che ci vediamo, diamo alla gente che ci vede, che ci segue, se volete che la gente vi segua e vi dia anche un minimo di importanza, fatevi vedere, ditegli le cose, no? Questo è il momento per dirle, perciò apriamo un anno, 93° Palio del Golfo. Dini, apri un po' per il sul Canaletto, abbiamo fatto una chiacchierata con la Micheli, ha parlato di due o tre problemi interessanti, vediamo te cosa ne pensi di questo anno che si apre. Ma guarda, intanto ti faccio gli auguri di buone feste, poi non ci vediamo, ti faccio gli auguri. E poi sì, si ricomincia, quest'anno è stato molto più difficile. 10 minuti alla partenza, tutte le barche d'appoggio fuori dal campo di gara. È stato molto più difficile allestire gli equipaggi per i noti problemi. La Micheli sicuramente te l'ha spiegato, è quello un po' che pensiamo tutti, è che per reperire ragazzi adesso diventa difficile, anche perché siamo arrivati a un livello di preparazione che secondo me è esagerato per il Palio, però questo poi se ne discuterà durante le riunioni. Adesso ti volevo presentare due membri dell'equipaggio junior che abbiamo allestito quest'anno. Uno è una new entry, è il primo anno che voga, però il nome te lo dice lui perché io non me lo ricordo. Ma facciamo prima, meglio chiamarmi Rostic perché il nome completo è troppo lungo. Comunque sì, una new entry, anche se ho vogato per qualche anno la Velocior, ho voluto cambiare un po' e... Per ora mi sto trovando bene qua al Canaletto, è comodo, la dirigenza è ben organizzata, mi sembra anche un luogo abbastanza, diciamo, amichevole. Comunque, per ora mi trovo bene. Poi abbiamo Montalbano, che lui ha vogato con noi anche l'altro anno, e quest'anno ti dico, abbiamo buone aspirazioni, però poi è il campo che dirà la sua. Monta, di due parole. E niente, anche l'anno scorso ho vogato al Canaletto e anche quest'anno mi sono riproposto per fare un altro anno insieme a loro. Intanto volevo fare una domanda alla new entry, la differenza tra il mobile e il fisso, cioè anche se poi non è proprio tanto più mobile nemmeno il fisso, no? Qual è la tua applicazione, come vedi l'imbarcazione e come te la sei, come si dice, incorporato? Allora, a essere onesti, molti pensano che siano due barche molto simili. Non è vero assolutamente. Almeno a parere mio, la barca da paglio è molto più difficile da, diciamo, tenere, da gestire. La barca da canottaggio normale, come quelle della Velocior, sono barche più semplici. Alla fine, diciamo, il punto di base
portare e tirare alla fine. Conta poco, diciamo, il come vai avanti, il come vai a poppa e a prua. La barca da palio, ci sono molte più cose importanti, come ad esempio l'andare a poppa troppo velocemente ti fa impoppare, ti fa rallentare, come andare a prua troppo velocemente è la stessa identica cosa. Il busto deve essere più lento, ci sono tantissime differenze e ritengo che la barca da palio, oltre ad essere più complicata, sia anche più interessante e più bella, almeno a parere mio, anche se sono un po' più lente, però quello è il peso, c'è poco da fare. Comunque ti ringrazio perché sei stato veramente in gamba, vedo che sei applicato e hai delle buone nozioni per stare a bordo della barca da palio. Ah, grazie. Perché hai capito quello che sono le due differenze sostanziali che onestamente poi vincono, cioè che poi c'è una terza componente che è la grinta del gruppo. Ah beh sì, ovviamente, oltre diciamo al fatto di avere una borgata che, allora, iniziamo dalle gare, cioè qua hai una città che ti segue, alla veloce ora avevi i tuoi genitori, forse il presidente, l'allenatore a guardarti e i compagni di squadra. Non era la stessa cosa, qua si sente proprio l'emozione di una gara, di proprio la città che ti segue e che ti incita a vincere. È una bella differenza. Grazie per quello che hai detto. La città che ti segue. Io vorrei, mi rivolgo ai cittadini. Alle sciagole, grazie. Mi rivolgo ai cittadini e dico abbiate cura di questi ragazzi perché hanno voglia proprio di avere la vostra presenza nelle gare. Grazie per te, grazie ai cittadini che faranno questo perché penso che sia la cosa più bella che Spezia può manifestare nel Palio del Golfo. Ciao, allora in barca. Ciao Dini. Ciao, grazie, auguri ancora. Ciao. Grazie, gli auguri li abbiamo sentiti, dobbiamo andare in barca, un ragazzo nuovo, una new entry, questo è il problema principale e ora ciao. Ciao Paolino. Ciao Mirko, scusa non posso. Adesso siamo pronti per la gara che dovrà partire. La giornata è delle migliori perché fino a ieri abbiamo avuto veramente grandi turbulenze nella provincia e anche qui, insomma, a casa nostra. Oggi però alla manifestazione tutti hanno un pregio, essere qui per dare seguito a questa gara. Il mare è più che ok, le borgate ci sono solo 8 e insomma sono ancora un po' pochi gli equipaggi, ma sicuramente a San Giuseppe saremo al top. In 5:05:50 il Muggiano. Terzo in 5:03:31 il Cadimare. Abbiamo la calzetta, viene secondo classificato, dai. In 5. L'equipaggio, vi ricordo che ci saranno le premiazioni, sì, alla fine della mattinata e chi ha voglia di mangiare c'è anche un buffet offerto dal comitato e da GB Life che è un nostro collaboratore per l'estate, quindi avvicinatevi pure senza problemi. Abbiamo sentito, allora vince il trofeo Le Grazie. Il primo trofeo è stato assegnato, ora andiamo per la seconda gara in programma che sono gli junior, sono già a riscaldarsi, li vediamo lì sull'acqua. La giornata non è delle migliori però è bella perché onestamente usciamo da un momento critico di questo periodo. Bene, siamo pronti per la seconda gara in programma, la gara degli junior, ci è venuto fuori un sole brillante che ci sta illuminando in maniera particolare, vediamo il campo di gara spettacolarmente illuminato nei confronti della neve che abbiamo tutto intorno, è veramente caldo e questo ci fa piacere anche per i ragazzi che sono in mare che devono espletare le loro gare. Qui abbiamo 5 imbarcazioni alla partenza. Imbarcazioni alle sciagole, abbiamo in partenza i ragazzi delle Grazie qui al 2, al primo posto, poi c'è il Canaletto, poi abbiamo il... Magari qualcuno vuole anche pistare così lo bevi. Abbiamo il Marola, no, il Muggiano, poi il Porto Venere e il Marola là in fondo. Bene, siamo quasi pronti, vediamo Azeglio che è pronto col gommone a dare il secondo colpo di pistola per la gara che deve prendere il via e poi insomma
vediamo questi ragazzi come se la gestiranno e quale sarà la loro prima, il primo risultato, la prima soddisfazione della giornata. Anche qua andremo a giudicare il vincitore del trofeo di Natale negli junior. Abbiamo fatto abbassare un po' la musica, un bellissimo sole, bellissimo, veramente ci fa regalare, ci regala una giornata particolare anche in questa gara, acque meteo marine perfette, vediamo le imbarcazioni che si stanno preparando, Azzelio è pronto con la pistola alzata, ripetiamo le grazie Canaletto Migliano. Tarabella ha dato attenzione, le imbarcazioni sono pronte, via la seconda gara in programma, gli junior escono dalla bandierina in questo momento, vanno per la seconda, per il primo giro di boa logicamente. Partenza valida. Dobbiamo tenere gli equipaggi un po'. E ora abbiamo proprio il sole davanti nella maniera più eclatante, stiamo seguendo le imbarcazioni che stanno avvicinandosi al primo giro di boa, un giro di boa importante perché è il primo della stagione, qua si determina la prima selezione di questi ragazzi, il junior apertura alla loro vita da vogatori, vediamo chi gira per primo. Vediamo chi gira per primo dalla griglia, si stanno preparando al giro di boa, ci sembra che gira il Mugiano, gira il Mugiano in prima posizione, sono detentori del titolo, questo è già un fatto positivo, vuol dire che i ragazzi hanno mantenuto la voglia di vincere, di portare a termine le loro performance e questo è particolare. Dalla parte opposta vediamo il Porto Venere che risponde, comunque non molla e cerca di tenere a bada il Mugiano e il Marola dalla parte in fondo che sta cedendo un pochino, si vede il Mugiano in prima posizione scendere per il secondo giro di boa. C'è questo controluce, purtroppo non riusciamo a dare una maggior colore alle imbarcazioni. Il Mugiano e il Porto Venere se la stanno vedendo, però è che mi sembra che siano quasi appaiati, anzi quasi quasi direi che il Porto Venere sono appaiati, li vediamo, ed è invece il Mugiano in questo momento ha allungato e si è portato sul giro di boa in maniera determinante, gira il Mugiano in questo momento, esce bene il Mugiano, lascia tutti indietro, il Porto Venere è rimasto sulla boa, onestamente il Mugiano si è avvantaggiato dell'uscita, ma esce bene il Le Grazie dal giro di boa e segue letteralmente il Mugiano per il terzo giro di bandierina. Una gara per questi ragazzi importante, è la prima gara della stagione, poi gara questo trofeo che giustifica un po' la loro preparazione del periodo di stacco dal palio arrivare a oggi e insomma è un fatto positivo, dobbiamo ringraziarli anche perché sacrifici a non finire in quanto qualcuno affronta ancora la scuola, qualcuno lavora, insomma ci sono momenti particolari. Vediamo se al terzo giro di bandierina come si aggiudica il Mugiano la sua performance. Mugiano gira in questo momento, gira il Mugiano in prima posizione, indisturbato, esce bene in seconda posizione, gira il Porto Venere e poi il Canaletto, ma là il Canaletto sfarfuglia un pochino. Il Mugiano se ne sta venendo verso di noi tranquillamente, ha già posizionato la prua sulla linea di arrivo che determina così il trofeo. Ma vediamo grande battaglia da parte del Porto Venere che non si arrende, cerca di attaccare,
mi sembra che l'attacco possa essere anche buono, vediamo se riesce a spuntarla nella velocità, nell'arrivare a chiudere, ma i ragazzi del Muggiano sono sempre primi. Primo il Muggiano in maniera determinante, stanno facendo viaggiare questa imbarcazione nella maniera più... tirano su le braccia, veramente bravi, primo il Muggiano, secondo il Porto Venere e terzo le Grazie. Una bellissima gara, molta gente a vedere, una bella soddisfazione, una giornata e una domenica particolare, 17 di dicembre, dobbiamo ringraziare anche il nostro Signore che ci ha mandato questa giornata, che veramente ci fa godere di quanto riescono a darci questi ragazzi in questi momenti particolari, che sono poi un po' il frutto e la nostra voglia di vedere lo sport remiero che a Spezia impera. Muggiano, Porto Venere, le Grazie ai controlli giuria. Tarabella l'abbiamo sentito, chiamano al controllo le prime tre imbarcazioni. Le Grazie ha fatto una bellissima gara, il Muggiano sicuramente l'ha impostata subito da grande campione, sono loro i detentori del titolo del 92esimo Palio del Golfo, perciò è tutto dire, vuol dire che, ecco, questa è una bella realtà, perché vuol dire che ancora una volta si tiene testa e fede a quello che è il grande lavoro del Palio del Golfo. I ragazzi sono quelli dell'anno scorso e hanno manifestato oggi la loro imponenza. E ora c'è il controllo delle imbarcazioni. Ed ecco i ragazzi che sono al controllo per le imbarcazioni. Sotto di noi i ragazzi del Muggiano, i campioni del Golfo del 92esimo. Abbiamo dietro i ragazzi di Porto Venere, una bella gara questa mattina, grande grinta da parte dei ragazzi del Muggiano che hanno dato e hanno saputo mantenere la loro supremazia, sono pronti per dare di sfida a tutti quanti, l'equipaggio da battere sono loro. I grandi anche per la categoria del Palio del Golfo. Terzo classificato in 4:42:24 l'equipaggio delle Grazie. Le Grazie quarto posto, abbiamo visto il primo posto delle ragazze e i ragazzi già quarto posto, un equipaggio tutto giovane, anche le Grazie si è dedicate al cambio generazionale dell'imbarcazione, anche perché purtroppo bisogna puntare sui giovani. Secondo e dare uno spirito in 4, di grandezza 39, 02, di lungimiranza. Del Porto Venere. Porto Venere. L'equipaggio del Porto Venere. E ora abbiamo il vincitore.
E siamo al primo classificato, primo. Vince il quindicesimo trofeo di Natale nella categoria juniores in 4:35.03 l'equipaggio del Muggiano. E il Muggiano, detentore del titolo del 92esimo paio del Golfo, si riconferma con una grandezza non indifferente dall'inizio alla fine. Hanno portato a termine, hanno portato a termine tutta la loro gara dando e destreggiandosi su tutto il percorso. Meritano il plauso della grande vittoria e del ed è trofeo. Arriva anche Giulio, tanto iniziamo, buon sangue non mente, avete lasciato il 92esimo, avete iniziato col quindicesimo trofeo di Natale, grande risultato, una barca che andava veramente bene, vi siete veramente guadagnati questo trofeo. Due impressioni della giornata, si poteva fare di più e come sentite la barca, sempre uguale oppure c'è anche con l'evento nuovo, insomma. Si è agglomerato come si dice. Prendi il microfono che io prendo. Dai, no, vai. Voglio far parlare lui. Che dai, allora, va bene, dai, parlerò io. Allora, io oggi abbiamo fatto una bella gara, secondo me. Mi sono trovato molto bene con i miei nuovi compagni in questa barca, perché comunque loro sono veramente forti, mi sono dovuto adattare. E diciamo che mi sto allenando abbastanza per raggiungere il loro livello. Oggi secondo me abbiamo fatto una gara discreta, però questo non ci deve levare dalla testa che ci dobbiamo allenare ancora di più per fare ancora meglio. Però, come dicevo, avete mantenuto alto il vostro valore e penso che avete già imposto perlomeno il vostro carattere. Questo è un po' quello che in realtà oggi è emerso in questa gara. Sì, oggi l'importante era fare bene e esordire subito con un primo posto. E quindi bisognava iniziare così. Si può anche dire però che oggi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto un'ottima gara, però mancavano anche tanti altri equipaggi. Equipaggi forti come Cadimare non era in mare oggi. Attenzione anche al Porto Venere che ha fatto una buonissima gara. Anche le grazie, anche le grazie, anche le grazie. Complimenti alle grazie, tanto di cappello. Esatto. Ora stavamo valutando la giornata che abbiamo scorso, gli altri non c'erano, le competizioni non le possiamo sapere, però la vostra posizione oggi per gli altri l'hanno vista dov'è, primo posto con un merito di vittoria. L'importante allora sarà voi giudicare la prossima gara e non lasciare andare quello che realmente si può pensare, ci abbiamo vinto. Non avete vinto perché la vittoria arriverà la prima domenica d'agosto. Giulio, dai. Sì, noi ci impegneremo al massimo, abbiamo cambiato anche il timoniere, quindi anche lui deve un po' abituarsi con noi a tenere il tempo, a fare i giri di boa, però io mi sto trovando bene anche con Vittorio, ci deve allenare un po', però vabbè dai, sono contento, sono fiducioso per questo qua. E non mettiamo le mani avanti. E non mettiamo le mani avanti, perché umiltà fino in fondo. Umiltà fino in fondo, ragazzi, grazie per l'intervista, auguroni, buon Natale a tutti, lo facciamo agli altri, buon Natale a tutti quanti. Buon Natale anche a voi. Buon Natale, ciao ragazzi, auguroni. Buon anno.